Ciao a tutti, io sono Elettra, bilingue di italiano e giapponese, e questa volta vi presento una festività estiva molto importante in Giappone. Stamattina mi sono svegliata ricordandomi che oggi, 7 luglio, è il giorno della festa del Tanabata. Quindi ho deciso di creare un video per presentarvi questo giorno speciale in Giappone. So che vi starete domandando, ma cos'è il Tanabata? Allora, iniziamo subito con la spiegazione. La parola Tanabata era il nome del telaio utilizzato in Giappone 1500 anni fa. Quando, tra la sera del 6 luglio e il 7 luglio, c'era l'usanza di far tessere una ragazza in una casupola vicino ad un fiume. Questa usanza consisteva nel pregare il dio dell'acqua per propiziare un buon raccolto. Poiché si festeggiava tra la sera del 6 luglio e il 7 luglio, questa festa si scrive con gli ideogrammi 7 e sera. Allo stesso tempo, in Cina, c'era un'altra festa popolare, dove invece si festeggiava sia la fertilità del raccolto con la stella Altair, che era il dio mandriano che utilizzava le bestie per arare le terre, sia la tessitura con la giovane dea tessitrice Vega. Secondo la mitologia cinese, nella leggenda di Vega e Altair si racconta che i due giovani sposi trascorrevano giorni così felici insieme che lasciarono il proprio lavoro rispettivamente da tessitrice e da mandriano, pur di stare il più tempo possibile insieme. Il padre di Vega, il signore del cielo, si infuriò e decise di separare i due amanti facendo intercorrere tra i due la Via Lattea. I giovani furono molto tristi da questa separazione imposta e per questo il signore del cielo decise di poterli far incontrare solo una volta all'anno, cioè il giorno del 7 luglio. Sebbene in Giappone originariamente la festa si festeggiasse la sera del 6 luglio, la corte imperiale e i nobili la festeggiarono tanto più frequentemente la sera del 7 luglio che alla fine è diventato il giorno per festeggiare il Tanabata. Il festeggiamento, fin da allora, consiste nel mettere dei fili in cui si infilano dei fogli in cui vi è scritto il proprio desiderio sugli alberi di bambù. Infatti, poiché questa pianta è sempreverde ed ha una notevole altezza, si pensava che appendendo tali fogli sul bambù i loro desideri arrivassero fino in cielo e di conseguenza sarebbe stato più semplice che arrivassero agli dei. 300 anni fa questa festa incominciò ad essere festeggiata non solo dalla corte imperiale giapponese e tra i nobili, ma anche tra il popolo. Infatti, a quei tempi, i monaci buddisti davano in prestito le stanze dei templi per dedicarle all'insegnamento della scrittura e dei calcoli matematici ai bambini dei popolani. Diciamo che era una specie di scuola. Lì gli alunni, poiché imparavano anche a scrivere, cominciarono a imitare i nobili, scrivendo anche loro i propri desideri e metterli sugli alberi di bambù nel giorno del Tanabata. I loro desideri erano molto realistici e riguardavano cose avverabili grazie alla dedizione e all'impegno personale. Ad esempio, scrivevano che desideravano di migliorare la propria calligrafia o di essere più veloci nei calcoli matematici che apprendevano nei templi. Attualmente, i tre luoghi celebri dove si festeggia il Tanabata sono Sendai, in provincia di Miyagi, Hiratsuka, in provincia di Kanagawa, Ichinomiya, in provincia di Aichi. Oggi il mio video finisce qui. Spero che vi sia piaciuta questa piccola nozione sulla cultura tradizionale giapponese. Anche io, ogni volta che torno in Giappone in estate, il 7 luglio scrivo i miei desideri sugli origami e li appendo sulle piante di bambù che metto in casa in modo da decorarle.
In Giappone, anche nei parchi, nei centri commerciali, negli ospedali, nelle stazioni e in molti altri posti pubblici, vengono ornate le piante di bambù, dove tante persone lasciano scritti i propri desideri. È bello vedere che questa antica tradizione sia ancora oggi mantenuta. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale, perché tutto questo diventa la mia motivazione per creare nuovi video e condividere questi contenuti sulla lingua e la cultura giapponese. Grazie anche a tutte le persone che hanno lasciato un like e si sono iscritte nel mio canale fino ad oggi. Ci vediamo al prossimo video! またねー!